Eccoci tornati. Allora, l'Inter vince in casa dell'Atalanta, un 3-2 importantissimo per quanto riguarda la classifica e soprattutto finalmente l'Inter batte una squadra che le è davanti in graduatoria. Rimangono sempre alcuni problemi, ovviamente i gol subiti, anche se in questo caso arrivano da palla inattiva rigore da un lato e da palla inattiva calcio d'angolo l'altra, però è altrettanto vero che continuano queste disattenzioni. L'Inter subisce troppi gol. Oggi volevo più che altro fare una valutazione generale della prima parte di stagione dei Nerazzurri e il mio voto non è sufficiente. Direi un 5,5. Perché 5,5? Perché se da un lato l'Inter in Champions League supera un ottimo girone, il voto è ampiamente positivo, dall'altro in campionato è gravemente insufficiente. Ora, il 5,5 è perché se l'Inter fa un'impresa in Champions, però comunque stiamo parlando dell'Inter, quindi ci sta a superare il girone di Champions, in campionato non ci sta a essere a distanza siderale dalla capolista, che è vero, il Napoli sta facendo, lo dicono tutti, il Napoli, e hanno ragione, il Napoli sta facendo una stagione assolutamente fino a questo momento sopra le righe, è un cammino incredibile, però 11 punti di distacco sono tanti, quindi vuol dire che se da un lato il Napoli non ha praticamente mai perso punti, dall'altra l'Inter ne ha persi un po' troppi. E il fatto che l'Inter in trasferta abbia numeri veramente molto, molto complicati e molto gravi non fa altro che peggiorare la situazione. Inzaghi si becca, quindi l'Inter e Inzaghi si beccano un 5,5 con la speranza che si possa magari provare a passare il turno in Champions League e in campionato parlare di qualificazione Champions, perché è vero, mancano tantissime partite, ma ad oggi sarebbe quasi stupido parlare di campionato. Il Napoli è avantissimo, l'Inter è attaccata alle altre, ma il Napoli è oggettivamente troppo avanti e solo più avanti. Se il Napoli andrà a perdere qualche punto, allora si potrà magari ricominciare a parlare di qualcos'altro. Ora sarebbe sbagliato, sarebbe grave, l'Inter si è trovata anche a 6-7 punti dal quarto posto, dalla qualificazione Champions, che sappiamo che è vitale per la proprietà e non solo. In questo momento invece è quarta a pari punti con la Lazio, ha recuperato qualche posizione, ha recuperato qualche punto per esempio al Milan, si è trovata anche a meno 5, meno 6, in questo momento è a meno 3. Direi che la cosa più importante per la seconda parte di stagione è blindare il posto Champions. Se poi Napoli andrà a perdere qualche punto, allora lì ricominceremo a parlare, vedremo se ci sarà la possibilità. Ad oggi però l'Inter non ha dato questi segnali, perché è vero che l'Inter ha vinto 6 delle ultime 7 partite, è altrettanto vero che le uniche due partite che non ha vinto, cioè scusate, l'unica partita che non ha vinto era uno scontro diretto, e di scontri diretti ne ha giocati due fondamentalmente in questo periodo, le altre erano partite sulla carta un po' più abbordabili, anche se c'era la trasferta di Firenze, che comunque è una trasferta sempre complicata. Da aggiungere però che sono proprio i limiti che ha mostrato la squadra sino ad oggi che non mi fanno pensare ad un Inter in grado di competere per lo scudetto. Ci sono da migliorare delle cose. La fase difensiva, e non parlo della difesa, parlo della fase difensiva, è una squadra che subisce troppo, soprattutto fuori casa, e dal punto di vista del carattere e della mentalità. È una squadra che troppe volte al primo episodio negativo si è lasciata andare, fortunatamente questa cosa non si è vista contro l'Atalanta, anzi la squadra ha reagito, però è una partita, vedremo in futuro se l'Inter riuscirà a fare questo anche con continuità e diciamo anche in altre partite. Quindi caro Inzaghi e cara Inter, ti becchi un 5,5 per questo inizio di stagione, con la speranza che possa alzarsi il voto a fine stagione e con la speranza magari di poter ricominciare a competere e a sperare per un obiettivo che al momento sembra veramente fuori portata. Arriva una lunga sosta, io penso che all'Inter faccia bene, con la speranza anche di andare a recuperare qualche giocatore che diventa fondamentale, uno su tutti ovviamente Lukaku, un giocatore che praticamente l'Inter in questa stagione non ha ancora mai visto.